Lo abbiamo già detto in altre occasioni, turismo, commercio e cultura vanno di pari passo. Ne sono convinti anche gli autori di un libro ricco di elementi utili per una visione del futuro per la nostra economia, presentato mercoledì 5 dicembre in Regione. L'analisi è sulla disciplina del commercio in Italia e nelle Marche. Abbiamo fatto nell'Osservatorio del Commercio un'analisi attenta e obiettivamente la pluralità delle formule commerciali la nostra regione riesce a riconoscere. A questo punto bisogna gestire che una di queste non prevalga soprattutto sul piccolo, perché se la grande, che poi non è neanche veicolo di produzioni territoriali e marchigiane, prevale, a quel punto non soltanto avremo la chiusura dei nostri centri storici, ma non avremo il veicolo economico e commerciale delle nostre produzioni. Per Gianluca Gregori, preside della Facoltà di Economia Giorgio Fua della Politecnica delle Marche e autore del libro, c'è bisogno di uniformare la disciplina sul commercio tra le varie regioni, perché soprattutto tra le regioni confinanti in termini di aperture domenicali c'è molto squilibrio, ma non basta. Un secondo aspetto riguarda la pianificazione commerciale. Pianificare commercialmente significa partire dai dati che non sono solo normativi, ma sono soprattutto dati di mercato relativi all'evoluzione della popolazione, delle esigenze della popolazione. Facciamo un esempio: una popolazione anziana ha ovviamente esigenze diverse rispetto a una popolazione giovane e ad esempio la nascita dei tanti centri commerciali che ci sono stati non sempre risponde alle esigenze di una popolazione che invecchia.